Ciao amici e Revotech a tutti! Grazie a Mauro riusciamo a portarvi le nostre prime impressioni dopo 4 giorni pieni di utilizzo del device. C'è tanta carne al fuoco, il nuovo sensore fotografico, il display sul retro, il nuovo design del modulo fotocamera. Visitate ceotech.it, il blog di tecnologia più figo che ci sia, e subito dopo la sigla vi raccontiamo come si è comportato in questi primi giorni. A livello di design, in molti sarete rimasti perplessi, soprattutto per il retro del device. Una placca enorme che ospita non solo 3 potenti fotocamere, ma anche un display secondario da 1,1 pollici. Può piacere oppure no. Sicuramente preferiamo le versioni in vetro opaco a quelle lucide, come questa qua. Per il resto, puro Xiaomi style sul fronte, con il buso con la menta intorno, e il lettore delle impronte in posizione ideale, veloce e preciso. È grande, 164,3x74,6x8,38 mm di spessore, ed è pesante, 234 grammi, e non supera la prova jeans. Ovvio che quando si va su queste diagonali e su questo tipo di device, i cosiddetti ultra, queste sono più o meno le dimensioni standard. Il punto è valutare attentamente se hanno veramente funzioni ultra da giustificare i quasi 1300 euro che occorrono per portarseli a casa. Sul fronte si apre sotto i nostri occhi un display AMOLED da 6,81 pollici QHD Plus con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e 515 ppi. Bellissimo, ricoperto da Gorilla Glass Victus e molto luminoso. Fino a 1600 nits di picco, colori accesi, neri profondi e bianchi precisi. Il display esterno, come detto, è un 1.1 pollici AMOLED, 126 pixel per 294 pixel. Diciamoci la verità, serve a poco. Notifiche, orario, la funzione più utile è la possibilità di farsi i selfie utilizzando le fotocamere principali. Per gli amanti dei selfie non è poco. Le fotocamere sul retro sono 3. Una principale da 50 megapixel con apertura f1.95 e stabilizzazione ottica, una 48 megapixel grandangolare f2.2 e un'altra 48 megapixel con zoom 5x ottico e 120x digitale, con apertura f4.1. La principale monta il nuovo sensore Samsung GN2. Si tratta del primo sensore al mondo a offrire la tecnologia di autofocus Dual Pixel Pro. Una messa a fuoco automatica con rilevamento efficiente e ultra rapido dei soggetti. Grazie alla tecnologia Samsung ReMosaic, più scatti verranno combinati insieme per realizzare foto con una risoluzione maggiore fino a 100 megapixel. Un'ottica di qualità assoluta che non conta molto sul numero dei pixel, bensì sulla velocità dell'autofocus. Amici, le foto fatte in questi giorni sono luminose e con molti dettagli. Le ultra grandangolari hanno poca distorsione e lo zoom ottico 5x funziona molto bene. Quello digitale 120x è divertente, ma ovviamente sgrana di brutto. Le foto però confrontate con quelle di Vivo X60 Pro Plus, ad esempio, perdono un po' in dettaglio e i colori sono un po' tendenti al giallo. Lo stesso confronto l'abbiamo fatto anche con OnePlus 9 Pro e Mi 11 Ultra non esce stravincitore. Sicuramente è colpa di una MIUI ancora acerba, come purtroppo d'abitudine Xiaomi, e questa è proprio una delle cose che non sopporto. Anche gli altri brand ci rifilano versioni acerbe, ma Xiaomi si contraddistingue sempre per essere la più acerba. Amici, ovviamente faremo confronti fotografici con X60 Pro Plus, con OnePlus 9 Pro, vi faremo vedere tutte le foto, questa si tratta solo di una prima impressione in 4 giorni di utilizzo e pasqui all'X60 Pro Plus. Io ho il 9 Pro e quindi li abbiamo confrontati al volo, però avrete tutti i dettagli quando faremo i confronti veri e propri. Per quando uscirà in Italia con la MIUI Global
Speriamo che gli aggiornamenti siano serviti a sfruttare tutta la potenza del nuovo sensore, che al momento non si vede. I video sono buoni fino ad 8K, ma il meglio lo dà in 4K a 30 fps e 1080p a 60 fps. A bordo troviamo lo Snapdragon 888, 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e ben 512 GB di tipo UFS 3.1. Questa è la versione che è stata consegnata a noi, ma c'è anche da 8 GB e 128 e anche da 12 256. Abbiamo poi un doppio slot per due nano SIM. La ricezione l'abbiamo trovata buona da queste prime prove, il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e l'NFC. Con pochi cicli di ricarica non possiamo darvi dati precisi sull'autonomia, che comunque sembra buona. Ricordiamoci che è una batteria da 5000 mAh. A sera sono sempre arrivato senza grossi problemi, con 6 ore e 30 di display in utilizzo intenso. Ma ovviamente ci riserviamo, come diceva Pasqui, di provarlo a fondo e darvi il verdetto nelle considerazioni finali e nella recensione finale. L'audio, amici, è ottimo. Performed by Harman Kardon, i bassi sono presenti, i medi e gli alti definiti. E il volume è potente. Anche in chiamata le cose si fanno interessanti con una buona capsula auricolare, chiara e cristallina. Amici, concludendo, Mi 11 Ultra ha grandi potenzialità e vorrei ben vedere per quello che costa. Al momento non abbiamo però visto un netto upgrade per quanto riguarda le foto. È in linea con gli altri top di gamma usciti quest'anno. Attendiamo ovviamente aggiornamenti software per vedere effettivamente le potenzialità del nuovo sensore. Il miglior Xiaomi della storia? Visto il prezzo diremmo di no. E poi è troppo presto per lanciare slogan. È un device che va provato a fondo e soprattutto aggiornato. Ci vuole il tempo che ci prenderemo prima di uscire con la recensione completa. Come diceva mia nonna, non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care. I can see my own silhouette. I'm getting stronger.